shop assistant, la commessa. Cioè, che fai, shop assistant? La commessa. Apro parentesi per le commesse, per i commessi. Siccome ormai in molti negozi trovi commessi un po' di tutte bosche e riviera, tutti i sessi. Uomini, uomini, donne, donne, vedi un po' di tutto. Io mi è capitato uno che mi ha detto, dico buongiorno, io abito a San Giovanni, mi fa, dico buongiorno, quello fa, buongiorno signora, buongiorno. E si tira indietro. Io ho detto, guardi, se si fermava a un certo punto, non possiamo. Mi dica, dico, senta, mi servirebbe una, dico, una camicia blu con i bottoncini? Mi fa, per lei? No, diciamo io i bio un po' per tutti, passo, e c'ho, devo dire la verità, sono un po' fissato a queste cazzo delle camicie. Dice, per lei? Gli faccio così, cioè sto io a te, che è possibile. Cioè. La taglia? Gli dico no, tutta intera, vorrei. No, dice la taglia, dico XL. Prego? A noi romani quelli che ci dicono prego. Prego, dico XL. Mi ha detto XL? Gli ho detto sì. Non me lo dica. Te l'ho detto ormai a saperlo. Magari vengo domani, famo finta di niente, te lo dico. E tu vai un po' a culo, vista pure la situazione. XL, no, 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 ma quale XL? No, 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 no. Lei, secondo, sono tanti anni che fa, 25 anni che faccio questo qua. Lei è una L. Io tu guardi, mi scusi, io più sempre, dipende poi dalle marche, è chiaro. Dico, però io prendo sempre XL con i bottoncini. Fa. Ma mi dice? No, te l'ho detto, ma più di una volta. Poi se cominciamo a spazientì noi, hai visto come siamo? XL. LXL, mi provi questa L? Dico, guardi, vado pure un po' di fretta, senza offesa, dico, mi dà un XL con i bottoncini blu? Mi provi questa L? Dico, guardi, non è cattiveria. E poi mi ha detto una cosa che non ho potuto dire, no. Mi faccia felice? E mi faccia felice, ma ha fregato, no. Mi misuro sta camicia, vado in camerino, i bottoncini sui capezzoli mi sono arrivati. Torno e guardi, dico, gliel'ho detto, dico, mi sta leggermente stretta, fa. Ma mi dice, e che cazzo, ho detto gli aiuti? Dico, sì. Ma strano, strano, è la prima, mi crede? Mi crede? È la prima volta che mi sbaglio. Dico, vabbè, capita sempre, la prima volta è sempre. E pensi che, mi vergogno a dirlo, io lo facevo anche L. Sì, in incubatrice, al San Giacomo, L. Io non sono mai stato L. Quando ci siamo fidanzati, un po' per la passione, un po' per proprio la novità, andavamo in giro, quando andavamo a fare shopping, appiccicati, no? Cioè io e mia moglie eravamo talmente appiccicati sul marciapiede, con le guance talmente appiccicati, che io ispiravo e lei espirava, cioè proprio... Poi piano piano, comunque passano gli anni, stacchi la guancia, poi la spalla, adesso ognuno c'è il proprio marciapiede, comunichiamo a gesti, ho visto un ombrello bellissimo! Anch'io un po' sa cenere da paura, prendine due, e se ce n'è uno solo... Mamma mia, io mi ricordo, adesso, per voi non è così? State ancora uniti voi? Invece, io voglio vedere lui quando incontra una ragazza che sta vicino a te che cosa fa. Mo vi dico io cosa faccio, mia moglie sta qua, ti arrivano certe ragazze oggi bellissime, tu non puoi non guardarle, solo che lei è pronta a darti una gomitata e te spacca la... Allora, io sto sul marciapiede, senti, ti do un consiglio io come si fa. Lei sta qua, tu vedi sta ragazza, io ho imparato a tenere l'occhio sinistro dritto e a strabicare il destro. Sta ragazza ti passa a fianco così, lei si gira, lo vedi che sta guardando avanti, a mo' per sto occhio sta di là, capito? Ti devi esercitare davanti allo specchio con lo spazzolino da denti, che è una... perché è un muscolo, l'occhio è un muscolo. Non sto a scherzare. Lei, mia moglie, si ferma a guardare tutte le vetrine durante lo shopping. Guarda le donne adesso, che dice, voglio sentire. Tutte se le guarda. Tutte, una volta l'ho trovata che stava così davanti a una vetrina. Ho fatto, che hai visto un tartufo? No, amo, guarda là, quell'anello, quel solitario. Quale? Quello là, quello là, quello dai 6.000 euro. A te credo che è solitario, 6.000 euro, e chi se lo compra? E poi aspetta una volta, perché lei veramente comprerebbe tutto, si ferma davanti a una vetrina e mi fa, guarda, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio! Faccio, cosa? Quel televisorino là, amo, quello è il bancomat. E poi entra sempre nel suo negozio preferito di abbigliamento, sempre. Entra, a noi ci mettono come i cagnolini dell'anno, stai buono la cuccia, e smonta il negozio, si misura tutto il catalogo, primavera, estate, autunno, inverno, e tutto quello che si misura. Non me ce vedo. La commessa, questo signora, lei se lo mette.
non me ce vedo. No, come se questo signora. Non me ce vedo. Dopo mezz'ora del non me ce vedo, la commessa fa: signora, è indecisione o cataratta? Ci dica, perché almeno possiamo agire. Le commesse sono gentili. Secondo me fanno training autogeno. Oddio, vedo cieli azzurri e prati in fiore. Come vedono mia moglie? Oddio, un bisonte che carica da sta parte. E poi aspetta, al 74esimo vestito, mi sto inimicando tutte le donne, lo so, però al 74esimo vestito escono, te guardano, ti piace? Io sono sincero, veramente no. Ok, lo prendo. E lì conti come l'ONU, nulla. Allora io adesso ho imparato, dico sempre bello, 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 bello. Non sai esprimere un giudizio più profondo, profondamente bello. Poi alle 8:05, dai, andiamo nel tuo negozio preferito, dai. Sì, alle 8:05. Che so, Spidi Gonzales, che alle 8 chiude il negozio. Comunque entriamo e qualsiasi cosa io mi misuro, lei, ma non lo vedi che te sbassa? Ma non lo vedi che te ingrassa? Ma non lo vedi che te fa il collo tozzo? Ma non lo vedi che te fa le gambe corte? Ma non lo vedi che te fa la pancia come... Oh, e non sarò George Clooney, ma manco il gobbo di Notre Dame! Grazie per questa solidarietà. Ho chiesto anche consiglio alla commessa, sostegno più che consiglio. Signora, ma che cos'è che non va? È l'accostamento che è sbagliato. Ma la giacca col pantalone? No, i vestiti col suo corpo. I calzoni, ormai vanno i calzoni rotti, giusto? Tu vai a comprare 100 euro un paio di pantaloni, dice, quant'è? 40 euro. Dico, e rotti? Cioè, ma rotti dipende che rotti vuole. Dico, rotti normale, una media rottura, cioè, non... Mi fa, guarda, rotti così ci vanno 80 euro. Dico, rotti pure qua? Anche 120. Dico, ma rotti così? Sì, signore. Allora che ho fatto io? Mi sono comprato i sani e mi sono rotti. Un amico mi fa, ma cazzo, ma sai che dicono in giro di te? Che dicono? Che rompi i calzoni tuoi. Che... Vabbè, la gente ne parla, dice, no, perché tu è uno che vorrei, ma non posso. E tu perché? Dico, perché ho comprato così. È come per fare un parallelo, che tu devi comprare una macchina, no? Allora, dice, quanto è sta macchina? 10.000 euro, mazza è bella. Poi c'è quest'altro modello qua. Cioè, quanto costa? 14. Cioè, che c'ha? Beh, c'è i vetri rotti, è tutta recata. Telefonino, dice, quanto costa? Questo costa 800 euro. Questo telefonino 800 euro. Questo qua, 4G, 800 euro. Guarda che telefono. C'è questo, 1.400. Cioè, che c'ha? Ma c'è il vetro spappolato, ma non lo vedi? I tasti, c'è uno che funziona. Beh, buono, ovvio, perché... Stiamo a sto livello, ormai la roba corta, la roba piccola, hai sta gonna così? Vabbè, che il fatto delle gonne ci dovrebbe perdere un attimo, lo dica ai signori un po' più grandi. Se uno c'ha un'età, signora bella, io voglio bene perché siamo, dovrebbe rispettare l'età. Si vedono per strada, signora, a nipotina, da quello come sta, a nipotina, a madre e a nonna vestito uguale, hai visto? A nonna sembra un troione antico, ma sono vestito uguale, hai visto? C'ha in età, veste dall'età, no? Giusto. Noi abbiamo questa rubrica di annunci e di cose veramente strana. Questa è dedicata ai regali. Si chiama Te lo regalo. Sito di oggetti di regali. Guarda questo. Regalo canna. Tu stai a pesca senza bianca saspe così. No, ma la gente veramente non sta bene. Giovane famiglia cattolica cerca casa in regalo a Rimini. Perché se era laica non glielo davamo il regalo. Questa è bella, regalo cassetta dei poste per dentro casa, cioè, capito? La cassetta dei poste, il portiere, il postino deve entrare a casa, la data a mano quando è entrata a casa, scusa, perché deve entrare? Questa è, regalo sei cipressi morti. Tu ci scrivi. Regalo frigorifero, freezer, nuovo. Vabbè, tuo regalo, cazzo, va giusto a te, ma dico, ma sei pazzo? Regalo jeans donna con buchino. Non so dove sta il buchino e manco voglio sapere. Motorino Phantom 50 scooter, 50 rosso, fermo da 3 anni. Non si mette in moto. Voltura. Il motorino non è il passaggio, da voltura. E che è un mezzanino, oh. Questo regalo, cerco il regalo cemento.
ci ha messo pure la cazzola, vedi? Baratto maglietta di Arezzo Wear con un chilo d'olio d'oliva. La gente non sta bene. Cerco urgentemente mobili in regalo, proprio sta così, vedi che gira, mannaggia la puttana. C'è che ha fatto? Che hai visto un settimino? Mi serve un settimino. Regalo Opel vecchia attualmente marciante. Cioè, se magari tra un mese è rotta. Ma guarda che la gente è veramente. Guarda che offre il regalo maggiordomo. Poi se dal maggiordomo. Vediamo gli ultimi due, tre, poi andiamo. Regalo topi da compagnia. Se era al femminile tutti a comprarle, a stronzetti. Se regalava quella tutti a meno 5 a me. Che la moglie non ci riesce con me, pensa con 5, credo. Sposini chiedono come regalo solo gratta e vinci. E vincono 600.000 euro. Beh, per culo. Si può dire, eh?